Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io devo iniziare sempre i video sistemando i miei capelli, non è che me li sistemo prima, devo sistemarli durante il video. Allora, siamo qui riuniti per parlare di una cosa dove finalmente lo posso dire anch'io. Questo video io non volevo farlo, ma lo devo fare perché delle ragazze mi hanno scritto nei commenti che sono venuti nello spam. Perché allora, in più di un video mi è capitato di dire che non seguo più la Sabi Gamer o che ho avuto con lei una discussione o comunque per divergenze di opinioni non la seguo più. Allora mi sono arrivati dei messaggi con scritto: ma cosa è successo? Mi ha chiesto anche io una ragazza che seguo anch'io che si chiama Steffi Channel, che penso che cambierà poi anche canale. Comunque me l'ha chiesto, faccio il suo nome perché comunque so che lei è quella che mi ha chiesto di più. Con lei gli ho parlato molto tranquillamente già tempo che fu. Comunque tante ragazze di cui non parlo i nomi mi hanno chiesto: ma perché, cosa è successo? Ma davvero ci hai discusso? Quindi ti ha risposto: perché non la segui più? Ma per cosa che si è lasciata con Sasha? Ma tu hai fatto un video dove l'avevi difesa? Sì, allora l'ultimo video che ho fatto dove parlavo di Sabrina, questo video lo faccio per chiarire la cosa, non è contro di lei. Infatti, spero che questo video non mi verrà bloccato perché non, assolutamente non è contro di lei. Non ho nulla contro la Sabri o la Sabri Gamer, come volete chiamarla. È stata una mia decisione, ma non vuol dire nulla. Cioè, alla fine sono una persona su 4 miliardi. Posso essere libera. Ho visto che comunque anche tante altre persone non la seguono più, però io voglio spiegarvi il motivo, visto che me l'avete chiesto. E spiegarlo ogni volta per messaggio è difficile. Allora, in primo luogo, io ho difeso la Sabri Gamer, la Sabri, in un video perché non mi sono piaciuti i commenti che hanno detto. Perché comunque sì, ok, abbiamo scoperto col tempo che poi alcuni commenti erano veritieri, ma comunque non, secondo me alcuni erano troppo 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 volgari e brutti e hanno anche continuato, nel senso allora io l'ho difesa perché molti gli davano della puttana, della poco di buono, perché aveva tradito Sasha, gli dicevano cose molto brutte insomma, che aveva fatto in Africa e cose, allora io ho fatto un video dove la difendevo. E cercavo di capire tutta questa cattiveria dove venisse dalle persone, cioè nel senso comunque ero la prima, veramente potete controllare tutti i video che sono venuti molto molto prima, dove io comunque l'avevo sempre difesa. Alla fine ho cancellato quei commenti, uno perché poi mi sentivo io insultata in primis e quindi poi li ho eliminati, ma comunque alcuni sono ancora rimasti. Infatti tant'è che uno mi ha detto che ero l'avvocatessa della Sabri. È successo però una cosa, una volta ho scritto, come faccio sempre, perché io seguivo la Sabri sia su YouTube sia su Instagram. È successo che in un post gli ho detto in maniera, ma non cattiva, magari i toni purtroppo, secondo me sui social, sono visti male. Tipo, io sto parlando, però magari per iscritto tu non capisci il tono che ho. Io in maniera molto tranquilla, ma non aggredendola, gli ho detto, era un commento su Santa Lucia. Lei ha scritto, non so ovviamente chi è che scrive a lei, ma presumendo che comunque i suoi iscritti sono tutti bambini o bambine, penso che un bambino, una ragazzina, gli abbia scritto: ciao tesoro, le ha scritto a lei, adesso non mi ricordo il commento perché sono passato parecchi mesi. Le ha scritto: ciao tesoro, ma cosa hai chiesto a Santa Lucia? Perché sai, oggi è la festa di Santa Lucia, e le ha scritto: non so chi sia, chi è Santa Lucia, ma chi è, ma chi la conosce? E sinceramente a me questo commento non mi è piaciuto, ma io non gli ho dato della stronza. Semplicemente gli ho scritto: guarda, non mi è piaciuto il tuo commento perché sinceramente Santa Lucia la conosciamo tutti. Magari questa cosa non è stata ben vista da una bambina che comunque grazie a Dio esistono ancora dei valori. Tant'è che io non solo sono cristiana, io sono deista, quindi credo in più cose, ma io rispetto il chi crede in Dio, chi crede in qualsiasi cosa, o chi non crede in nulla. Io rispetto tutto, però se tu sei un influencer con tutti questi bambini che comunque magari alcuni, grazie a Dio, hanno ancora comunque questi valori perché i genitori che li insegnano. È brutto dire in maniera ironica, ma un'ironia brutta, perché non è un'ironia simpatica. Ma chi è Santa Lucia? Chi la conosce? Santa Lucia la conosco io che sono di Torino e la conoscono tutti, anche gli agnostici nella mia zona, anche se che parte dalla Sicilia, quindi la conosciamo tutti. Lei viene a scrivere in privato che sono stata, praticamente dovevo solo vergognarmi che non le è piaciuto quello che ho scritto, potevo scrivere in un modo diverso, insomma mi ha offesa, perché mi ha offesa. Poi lei ha ribadito che abbiamo parlato un po' in chat, dicendo che comunque potevo dirlo in maniera diversa, ho detto potevi dirlo anche tu in maniera diversa.
Ma ad alcune persone ha fatto ridere questa cosa. A me non me ne frega, i bambini sono dei bambini che ridono, è quello il problema. Cioè, sono dei bambini che poi vedi in mezzo a strada che bestemmiano, per quello si mettono a ridere. Perché se ci sono dei genitori che insegnano ancora i valori cristiani, o comunque dei valori che puoi anche non essere cristiano, ma comunque un valore bello, perché magari questo bambino poteva essere benissimo uno in un reparto magari di oncologia, che magari stava male, la mamma gli ha insegnato che esistono i santi, perché poverino magari, che ne so, è terminale, mi sto facendo anche le storie mentali, però mettiamola così, visto che appunto mi fa con tutte le cose che faccio per i bambini e tutto, sì, ma gli ho detto un conto è fare, un conto essere. Io posso anche fare del bene, ma essere una stronza di merda, no, perché sto dando della stronza a lei, ma io posso anche fare una cosa, tipo, una mia ex collega. Io non avrei mai immaginato che lei andava negli asili vestita, scusate, non negli asili, negli ospedali vestita da Babbo Natale nel periodo natalizio a dare i regali e comunque rallegrare i bambini, ma lei non fa le foto, lei non fa i video, lo fa perché gli piace farlo. E questa è una persona vera, questa è una persona vera che lo fa perché gli piace. Una persona secondo me vera non andrebbe mai nel reparto dei bambini, poi perché la vuoi fare, è perché vuoi farti vedere, vuoi farlo sapere che lo fai. Perché se io faccio del bene, lo faccio, ma lo tengo per me. Io sono contenta così, sono in pace con me stessa. Se tu lo fai, evidentemente vuoi farlo sapere. Ben venga, vuoi far vedere che se anche quella parte di vita tua esiste. Però, visto che appunto hai un pubblico prettamente piccolo, e stai parlando comunque con una persona che più o meno siamo adulte, tra di noi più o meno, so che poi delle due è più infantile, però. Ti sto solo dicendo, ti ho solo detto che secondo me la battuta non mi è piaciuta, perché io anche da non cristiana, cioè cristiana a metà, un quarto, un dodicesimo, quello che sia, mi ha dato fastidio. Tanto più pensa a una persona che invece è cristiana, dice questa, cioè, non sa nemmeno che è Santa Lucia, e prende pure per il culo, perché se me l'ha presa per il culo. E lei invece mi ha comunque detto comunque delle frasi che adesso io poi mi sono tenuta tutte le cose, perché stavo parlando con una mia amica, tutto tonto, insomma, con chi fosse. E mi sono tenuta con tutti gli screen perché comunque fa super pazza magari e non mi è piaciuto come mi ha parlato. Poi vabbè, discutendone gli ho detto comunque che bastava che ci ponessimo in modo diverso, magari lei non ha capito me, io non ho capito lei, però sinceramente a me con quello che mi ha detto ha perso ogni speranza, è morta col giorno, nel senso di seguirla, di venderla, tanto che ne fregava un cazzo. Gli ho detto guarda, sinceramente desideravo così tanto sentirti. Volevo tanto una risposta ed eccola qua, tu che mi tratti comunque, diciamo, male e le fa, a sto punto era meglio, infatti non era meglio di no, nel senso era meglio che non ci sentivamo in privato. Beh, c'è cioè un tuo fan che ti segue da tantissimi anni e la prima volta che gli scrivi per, diciamo, non trattarla benissimo. Comunque gli ho detto poi guarda, io, cioè, nel senso che ho pensato di seguirla ovviamente. Nel senso che ogni tanto vado a vedere, perché ho tre account di Instagram, cosa fa, ma non commento, non dico niente, libera di fare quello che vuole, perché comunque siamo persone. Non l'ho insultata né trattata male, solo deciso liberamente, le ho detto guarda, magari sei un po' in maniera sbagliata, io sinceramente non ti seguirò più, perché comunque io oltre al fatto che non mi è piaciuto come ha trattato Sasha, lo ribadisco, però ognuno fa quello che vuole, nel senso lei si è innamorata, è felice, è tutto, magari avrebbe dovuto farlo in maniera diversa, tutto qua. Cioè, se lei è felice, io non dico una persona che non deve essere felice, ci mancherebbe, che cazzo sono per giudicare. Però nel rispetto di una persona che veramente tu, se veramente l'hai amata, avresti avuto il rispetto di aspettare. Io, ad esempio, sono stata lasciata, cioè ho lasciato a mia volta, poi sono stata lasciata, non so come, però ho avuto il rispetto di aspettare, non dico, non voglio aspettare un anno, un paio di mesi. Ho avuto il rispetto di parlare col mio ex perché io lo rispettavo e lo rispetto tuttora, dicendogli guarda che io vedo, sto frequentando un altro ragazzo, se vedrai delle foto con lui e tutto il resto, perché sto frequentando questo ragazzo, ovviamente non c'è ancora nulla tra di noi, ma potrebbe nascere. E l'ho fatto perché io mi sono messa nella situazione sua, nel senso, magari io ferita, guardavo un post, boom, vedevo la mia ex già con un altro, o viceversa. Mi sono messa comunque nei panni e comunque una persona che ci ho stato tanti anni insieme e io comunque magari sono fatta a modo mio, però ho voluto rispettare quell'altra persona. Idem, io ho saputo poi che lui si è fidanzato anche lui tramite terzi, però l'ho saputo perché comunque loro non sono social, non postano foto, però io ho avuto questa, diciamo, questa cosa di, cioè, non ha senso che mandate le foto, rimaniamo amici, se poi pugnali alle spalle la gente. Cioè, tu potevi vivere benissimo la tua storia, si poteva benissimo vivere la tua storia, come se stessi parlando con lei. Spiegami
Speriamo che questo video non venga bloccato. Cioè, io non ho niente contro di lei, io sono felice se lei è felice, perché comunque è una ragazza che merita la felicità. Però io sinceramente mi dispiace tanto, in molte cose io non la vedo più come prima, mi dispiace. Poter dire come molti mi è scesa, mi è calata, ma io sinceramente dico solo che la persona che a me piaceva prima non c'è più. Io vedo solo una persona molto superficiale, che è molto 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 infantile, per niente matura, che si nasconde dietro a tante cose che fa per gli altri, che non si capisce se le fa per gli altri o per se stessa, per, come se fosse una cosa che la fa tenere in pace con se stessa. È il fatto che, per carità, puoi essere felice con Pinco Pallino, puoi stare con chi vuoi, per carità, però il problema è che non esisti solo tu, è quello il problema. Cioè, secondo me, che lei si è incentrata tanto su di lei, sbattendosi i coglioni di una persona che comunque ci ha convissuto per 4 anni. E magari noi ovviamente non vivevamo con loro, però da come trasmettevano le cose, tu non chiedi a una persona, non parli di matrimonio, figli e tutto, e poi te ne lavi le mani, ciao, chi si è visto si è visto, perché anch'io adesso sono innamorata del mio attuale ragazzo, però ciò non vuol dire che ho cancellato e dato una palata in testa al mio ex, perché comunque c'è stato anche da parte mia e sua un rapporto e tutto il resto, cioè vuol dire che magari sarò io che sono sentimentale. E comunque ho smesso di seguirla, semplicemente perché abbiamo avuto questa discussione su Instagram e poi perché le cose che ci sono susseguite dopo io mi sono molto legata di più al canale di Anima, ai mails e tutto il resto. E diciamo che appunto sono più rimasta a guardare, a seguire lui, ma non perché ho preso la parte di nessuno dei due, all'inizio ero neutrale, ma perché poi sono venute a galla molte cose che mi hanno dato la conferma del pensiero che avevo su di lei. Quindi molti hanno detto, ho visto che non la seguo più su YouTube né su Instagram, infatti non la seguo. Con nessuno dei miei canali, perché ne ho due, e nessuno dei miei profili Instagram, ma già non la seguivo con gli altri, quindi è cambiato poco. Ogni tanto il mio ragazzo mi aggiorna perché lui la segue ancora, ma giusto per sapere che cosa fa con Pinco Pallino, ma per il resto io sono sincera, non la seguo più perché non mi interessa più quello che fa. Alla fine il suo canale è diventato per i bambini, non mi piace più tutto qua, alla fine. Cioè, lei comunque si è anche, non dico scusata, ma è andata sull'ironia dopo che abbiamo avuto questa discussione dicendo, vabbè, pace lì, pace fatta, lì, una cosa del genere. E io gli sono scritto ironicamente, gli ho mandato un link, ho scritto, leggetelo così, ora d'ora in poi saprai chi è Santa Lucia. E poi ho detto, buone cose, basta, cioè alla fine. Non sei una mia amica, non ti conosco nella realtà. Boh, abbiamo avuto una discussione, pace anima, nel senso che come aver fatto con una persona normale che non conosco alla fine, una conoscente. Non ci sentiamo più, basta. Non la seguo, non guardo nemmeno più i suoi video. Cioè, ogni tanto mi capita, magari vado a vedere giusto che cosa ha fatto uscire. Per curiosità, perché tramite altre persone che fanno altri video su di lei. E per terzi, perché vedendo i video di Anima, magari tra storie e cose mi esce fuori l'altra, allora devo vedere, però per il resto non la seguo io attivamente, ma perché comunque alcune cose non mi è piaciuto come le ha gestite. Cioè, non è che ha sbagliato in alcune cose, non mi è piaciuto come le ha gestite, tutto qua. Io sono sempre sincera, non ho niente, ripeto, non la sto insultando. È una persona comunque che magari è posso dire un po' infantile, tutto qua, ma lo siamo tutti, non è che. Però lei magari boh, poteva comportarsi in una maniera un po' più, non so, diversa rispetto a me. È solo una divergenza di opinione, secondo me, nel senso che non mi piace più come lei fa le cose, tutto qua. Mentre invece Anima, invece, ho riscoperto una persona molto forte, una persona che comunque non mi aspettavo e che seguo volentieri. Io invece ho cominciato a seguire altre persone femminili. Che mi piace molto di più, mi sono molto legata a Valerie Fitness, che anche lei si è lasciata con Foyce, e vedere come loro si trattano è spettacolare. Sono andati a mangiare anche fuori, non ci sono state discussioni né niente. Quella è proprio una coppia che hanno saputo, magari si picchiano alle nostre spalle, però hanno saputo lasciarsi in maniera decente. Perché ho visto una storia in cui erano tutte a cena fuori, tranquilli, eccetera. Quindi, sinceramente, comunque seguo tante altre ragazze su YouTube, ma non mi sento più in sintonia con quella persona, perché mi devo sentire in sintonia con la persona che comunque seguo. Soprattutto se appunto ho tanti iscritti, queste cose qua, ma che se ne ha pochi, però questo è. E niente, ho smesso di seguirla, ripeto, anche perché così il video non mi si verrà bloccato, ma è la verità. Io non ho niente contro lei, perché comunque non è che ho messo dislike né l'ho bloccata, ho solo smesso di seguirla, appunto, e basta, fine. Cioè, ho ancora le sue foto in camera che ho fatto con lei quando l'ho incontrata, ho
ancora dei post che ho fatto con lei, tutto il resto, quindi la cosa, boh, rimane lì. Nel senso, è stata una bella esperienza finché è durata, poi è cambiata a anima e pace. È un po' come l'amicizia, è finita, anche se non siamo mai state amiche, perché è una persona che, cioè, una persona, è un rapporto diverso che abbiamo con le persone che seguiamo. Boh, tua. Io non, ripeto, non l'ho mai insultata, ma le insulterò, anzi, potete andare a vedere dei video vecchi dove la difendevo, c'è anche un video che ho fatto uscire in questo canale dove la difendevo proprio a spada sguainata, posso dire, quindi niente, ho solo smesso di seguirla, tutto qua. Per quanto riguarda il messaggio, niente, abbiamo solo parlato per un po' su Instagram e niente, poi alla fine lei comunque in un certo tal modo, diciamo, cercava di, non dico scusarsi, ma diciamo calmarci di tono, mettiamola così, e non dare peso alla fine a una cosa che poteva essere una cazzata, però non mi è più comunque piaciuta, boh, fine, tutto qua. Quindi la storia era chiusa, finita, seppellita, e boh, per il resto poi niente. Io, ripeto, ogni tanto seguo anche ancora Andrea, seguo ancora persone che sono legate a lei, tipo la sorella, queste cose qua, perché comunque solo lei alla fine ha avuto questi problemi, ma proprio perché, ripeto, è una cosa mia, non mi sento di seguirla, ma non la odio né nulla. Niente, con questo chiuso ditemi cosa ne pensate voi sotto, ovviamente no, vi prego non mi mettete a scrivere cose strane, perché anche negli altri video che ho fatto della Sabri di anima mi sono uscite fuori delle cose orribili. Non si augura mai la morte a nessuno, non si augura mai niente di male a nessuno, e tanto più non usate mai parole, soprattutto per le donne, come puttana, prostituta, poco di buono, altre parole ancora più brutte, come i mezzo africani e altre cose, perché comunque sì, magari lei può aver sbagliato una parte, per voi tutto, però non si scrivono queste cose alle persone, perché comunque sono brutte. Anche se una persona comunque può aver sbagliato per voi, c'è sempre comunque rispetto. Siate superiori alla persona e rispettate più che altro gli altri e le persone che leggono. Quindi cercate comunque di tenere dei toni, perché comunque siamo pubblici. Quindi per quanto una persona possa per voi aver sbagliato, comunque c'è sempre modi e modi per dire le cose. Tutto qua. Un saluto a tutti e niente. Se siete arrivati alla fine del video, mettete hashtag parliamo pulito. Un hashtag di merda, però parliamo pulito, io dico una parolaccia. Beh, ci sono parolacce e parolacce che si possono non usare. Vi saluto che devo andare a cucinare, che penso che le zucchine abbiano preso fuoco. Spero che questo video vi abbia risposto alle domande che volevate sapere.